trasmissione e avessi fatto le stesse ricerche, mi fossi interessato agli stessi argomenti più in solitaria. Pensiamo per esempio alla mia amica Giusy, che oggi è qua, che è un'esperienza delle più forti che ho fatto in vita mia. Giusy, posso parlare di te o mi maledici poi? Ti incazzi, no? Perché ha questo problema che si incazza se io metto la nomina. Posso? Grazie. No, perché una volta sei incazzata che l'ho nominata, non vi dico che è successo. Allora, e Giusy è una pratica la magia, eccetera, e mi ha fatto vivere tra le esperienze più straordinarie della mia vita. E qui mi saldo con il discorso che faceva la professoressa prima. Ci sono delle cose che ancora non ho capito nella mia vita e nella vita altrui, e anche in questi delitti di cui mi sono occupato per anni. Sicuramente ho visto che nel processo tutto è taroccato, tutto è finto, cioè ci sono delle cose nel processo penale, insomma non c'è niente che non vada. Quello che io non riesco a capire su certe persone è il grado di consapevolezza. Cioè, mi sono reso conto che alcuni agiscono sotto l'impulso di forze che io non sono riuscito a riconoscere. In alcuni casi la forza è semplicemente, come nel caso potrebbe essere di Pedersoli, qualcuno che telefona e dice al primario: guarda, devi curare Pedersoli, curalo male, perché altrimenti noi, come hai vinto il concorso, lo facciamo sapere, esce su tutti i giornali poi, e quello è costretto a curare male la persona. Però nella mia esperienza mi sono accorto che simili cose sono meno frequenti di quanto pensavo. È altrettanto frequente, io ne posso parlare adesso perché ho sentito che la professoressa si è occupata anche di rapporti mente quantunamente, non lei, ok, comunque Luciano, comunque insomma lei non è nuova a questi argomenti, ecco, di quanto la mente può influenzare la mente. Beh, e in alcuni casi la mente può essere influenzata da un'altra mente potente. Allora, per questo cito Giusy, perché fa parte delle mie esperienze, non solo perché mi ha fatto vivere delle esperienze straordinarie, ma fa parte delle mie esperienze il fatto che ogni tanto mi alzo, signore, io mi sento i pensieri diversi, 2 o 3 volte è capitato, e capisco che è Giusy, e dico: scusa Giusy, ma hai fatto qualcosa? E lei mi fa: sì, ti ho influenzato a fare questo e quest'altro. Lei poi me lo ammette. E quindi io ho la prova che questo è possibile, ma non ce l'ho solo con Giusy. Con Giusy ne posso parlare perché è qui, e adesso posso raccontare questa esperienza, ma ne ho 50.000 di esperienze di questo tipo. Ma senta questa, no? Per dire quanto può arrivare, ma questo in un rapporto di amicizia, quindi si figuri cosa può succedere in un rapporto non di amicizia, no? Un giorno mi sono alzato, ero completamente nell'impossibilità di lavorare, di pensare, di fare qualsiasi cosa. Veramente dance cinese. Avevo questo impulso a sentire questa musica strana per me, dance cinese, ma che cazzo è? Dove? Ho detto: ma vuoi vedere che c'è lo zampino di Giusy? Io ho detto: scusa Giusy, ma hai mai fatto qualche lavoro di tipo esoterico? Mi ha detto: sì, ti ho dato una pulitina al cervello perché pensi troppo. Che bel regalo, bravo. E poi dico: scusa, ma la dance cinese che c'entra? Ma la dance cinese, perché guarda, sono andato in un centro massaggi dove mettevano dance cinese, probabilmente ti ho trasmesso quella musica. Allora, questo succede tra due persone che hanno una relazione di amicizia, insomma, anche se per me in realtà è pure più di un'amicizia, però è qualcosa di particolare. Però questo può succedere, figuratevi, immaginate una simile potenza esoterica come lei, come la sua, applicata al male. Quindi si può arrivare a uccidere, e la persona magari in buonissima fede dice: no, ma io gli ho dato la morfina perché mi sembrava utile a questo e questo. No, dice: vabbè, forse lì arriviamo troppo. No, però ci sono dei fenomeni che io delle volte li ho spiegati solo in questo modo, anche perché poi nel corso delle ricerche che ho fatto, quindi quando facevo l'avvocato in indagini difensive, io mi accorgevo che alcuni personaggi facevano delle dichiarazioni e poi se le dimenticavano, oppure mi davano delle indicazioni, mi guidavano a scoprire una certa cosa e poi negavano di avermele date, ma in buona fede però. E quindi ho detto: ma questi sono stati indotti a darmi queste informazioni. Non c'era altra spiegazione, perché guardi, talvolta mi è capitato nel corso
delle indagini difensive che facevo, direzioni da compagni di scuola, le cose, e poi mi diceva Paolo, ma io non... No. Ah, la cosa più eclatante, una persona in polizia, che era stata la mia ex, mi ha dato delle informazioni fondamentali sul mostro di Firenze, addirittura ha firmato lei due miei articoli che hanno la mia firma, ma in realtà l'ha scritti lei, solo che... Perché l'ha scritti lei e ho messo la firma io? Perché lei non poteva firmare, ha detto guarda, io perdo il posto se si sa che ti ho dato io quelle informazioni. Quindi io ci ho messo la firma, ma il contenuto è di questa persona. Dopo anni, ma non tantissimi, cioè 7-8 anni saranno passati, questa viene e mi dice, ma sai che c'è un mio collega che ti stima molto perché dice che hai scoperto tante cose sul mostro di Firenze. Io ho detto certo che ho scoperto un sacco di cose, ma hai dato tutte le informazioni tu, io? Ma che dici? Io ho detto guarda che ho le tue email e gliel'ho mandate. E lei ha detto Paolo io non mi ricordo. Cioè ci rendiamo conto? Questo è diciamo il grado di consapevolezza di molte persone e di molti di noi. Infatti prima, e poi qui concludo, adesso le mie ricerche sono rivolte ad altre cose, quindi prevalentemente mi incuriosisce la parte delle interferenze delle entità non umane, quindi angeli, demoni, altre entità, sull'essere umano, dove lo faccio con esperienze, cioè Giusy è